Anche oggi, come molte volte è capitato, ci ritroviamo qui all'interno della zona A del Parco di Veio, che è una delle nostre location preferite perché è comoda per raggiungere. Non solo è comoda, è molto vicino anche a una zona densamente abitata e quindi potrebbe essere molto più frequentata, quando invece qui vediamo oggi 7 gennaio non c'è praticamente nessuno. Vabbè, senti, questi è molto difficile che sappiano anche l'esistenza di queste cose, non vanno. No, se noi andiamo a vedere i dati, questa è una carenza enorme da parte delle pubbliche amministrazioni. Beh, che non pubblicizzano a sufficienza le risorse culturali della zona. C'è un divario totale fra il numero dei visitatori dei musei vaticani e il numero dei visitatori che vanno ai musei nazionali o comunali di Roma. Laddove in questi musei ci sono delle cose eccezionali, ma è sempre un discorso di comunicazione, capito? Così come la risposta turistica ai musei italiani, con esclusione della sola Pompei, non a caso la stanno facendo distruggere, è veramente una risposta incredibilmente bassa. Era quello che volevo chiedere a Franceschini ieri quando l'ho visto. E lui se n'è andato. Certo. Se n'è scappato. Certo. Gli volevo chiedere di Pompei. Sono dei coglioni delle stesse sticcazze. Mi ha congedato educatamente, ma mi ha congedato. Sì, sì, ma infatti. Perché il sistema politico italiano è abbastanza semplice. A parte l'incompetenza, no, bisogna dire che è tutto riconducibile a quello, al sistema politico, che a sua volta è controllato dal sistema finanziario. Esattamente. Perché questa, ecco, se vi posso interrompere, sì, la cosa che dopo che lui mi ha lasciato e mi ha congedato, perché ho capito benissimo che un po' gli giravano le palle e un po' forse lui aveva capito che stavo per proporgli un argomento scomodo. Ecco, cioè, questi ministeri non sono altro che dei grossi dispensatori di fondi. Esattamente. Ecco, sono soltanto oramai diventati dei grossi dispensatori di fondi da parte dei direttori generali, e in cui il ministro sono quelli quasi come il due di coppe, sono quelli a bastone, perché sono quelli che comandano. Anche nel comune di Roma, chi comanda? Comanda il dirigente primo della ripartizione. Quello che i grillini del dipartimento hanno capito, come al solito non capiscono un cazzo di niente, ma soprattutto questo è importante che sarebbe stato importante che avessero capito. Invece, che cosa fanno? Fanno le enunciazioni, i proclami, eccetera, ma non hanno preso coscienza che in realtà tutto quello che lo fanno è una quisquiglia, come diceva Totò. Mentre i grossi affari li fanno sempre i dirigenti di alto rango, quelli di decimo livello, direttori generali dei vari compartimenti, che decidono come, quando e chi e perché fare finanziamenti sulle cose più disparate delle funzioni. Perché il ministro arriva, l'assessore arriva, sul tavolo si trova dei documenti, dei dossier. Ma l'ha preparato da leggere, il ma chi l'ha preparato? Mica lui. Chi l'ha preparato? Dossier? Firma. Chi l'ha preparato? Tanto conta poco. E quindi? Quindi sono quelli. Ci metti i grillini o quelli del PD, non cambia niente. CIP, come cavolo volete chiamare, o quelli da DC o come diavolo li volete chiamare, non cambia assolutamente nulla. Il sistema è fatto in modo che sia immutabile, e chi controlla lo Stato, come ha detto prima, è la dirigenza generale, quei 1200 direttori generali. Sono quelle le persone da rimuovere. Sono quelle le persone da rimuovere. Noi abbiamo denunciato 501 di questi 1200 nominativamente, uno per uno. Adesso voglio vedere la Procura della Repubblica quando finirà le indagini, perché le indagini finalmente ci sono state. Che cosa ci proporrà alla fine dei giochi? Se archiviare, se rinviare a giudizio, eccetera. Quindi questo per dire, insomma, che c'è un sistema ormai a regime da 70 anni che è sotto il controllo della finanza internazionale e che gestisce e manipola le elezioni dei direttori generali come cazzo gli pare. Addirittura questi 501 di questi 1200 sono stati nominati, mentre invece tutto il sistema giuridico e normativo prevede che siano assunti tramite concorso. Questo, insomma, per dirla che
è veramente una scenità. Quel concorso sono concorsi truttati, sono tutti truccati, ma almeno un'apparenza c'era, almeno una riserva di apparenza quantomeno c'era, e invece adesso non, proprio è zero. Quando noi diciamo che Andreotti è stato un grande uomo di Stato, lo è stato proprio perché controllava sistematicamente proprio questa struttura, e lì è la differenza fondamentale fra gli uomini di Stato e i quacquaraquà. Il resto è solo presa per il culo dei cittadini, a cui si fa credere che il politico, abbia un minimo di potere. Il potere non c'è assolutamente, tant'è vero, e ne cogliamo l'occasione per dirlo per l'ennesima volta, che pochissime delle risoluzioni del governo Monti, del governo Letta e di questo testa de cazzo hanno avuto accoglienza all'interno dei ministeri sotto forma di decreti attuativi, per cui loro fanno quello che vogliono, ma poi il decreto attuativo non c'è. Lo so, l'unica cosa che ha fatto in queste settimane è questo, lui ci ha avuto sulla bocca sempre questo fatto, bla bla bla, faremo i decreti attuativi, no, faremo i decreti attuativi, faremo i decreti attuativi, che farà? Niente, niente, bla bla bla. Sappiamo, un chiacchierone, uno sciacquo a bottiglia, una con mare che sta stendendo la lascivia. Sì, 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 sì. E te la spanda così, no? Esatto. Quindi, lascivia. Oggi 7 gennaio, notizia, ha detto che verrà modificato, mi sembra, dopo il Consiglio dei Ministri, nel Consiglio dei Ministri del 12 febbraio, dopo l'elezione del Presidente della Repubblica. Sì, quello che hanno detto. Quindi questo è chiaro. Sì, quello che dice, se no sarebbe stato avvantaggiato Berlusconi. Il Berlusconi. Signori gradini, ci vediamo lì, come abbiamo fatto l'altra volta. I nostri cari gradini. Allora, qui nel diciamo silenzio quasi più assoluto dei media che si occupano del ponte di Palermo, che dicono che è crollato quando invece non sempre. Ah, notizia di oggi, scusa. Il presidente dell'ANAS si è recato sul posto. Non è per un caso, ma non è che cosa niente. Va a fare? Che cosa va a fare sul posto? Il presidente dell'ANAS, ma non che è c'entra? Non ha trovato nulla. L'ho spiegato sul web anche molto ampiamente ieri. È un assestamento. Sì, sì. Gli assestamenti con il tipo di manto stradale attuale che è permeabile è una cosa ineludibile. Per forza di cose avviene. Se c'è il tempo diciamo per poter fare attraverso i cambiamenti climatici l'assestamento naturale, allora questo non avviene. Ma come nel caso lì in cui c'era fretta di chiudere il cantiere, purtroppo questo è preventivato. Ma non è, adesso io ho visto le foto e il video, non è il ponte vero e proprio, è il tratto di rampa che porta è sul il terreno di riporto che è il tratto di rampa fatta in riporto che porta alla base della campata del ponte. Certo, ma lo sappiamo quindi bene. Già la disinformazione, parlano di ponte, non è il ponte. Guarda, è prima del ieri ponte. Gli ho strinato i peli del culo a un giornalista proprio su questa base qui. Gli ho detto non capisci un cazzo stronzi, di niente. Sono degli stronzi. Sei un idiota, un catastrofista da quattro soldi. Capito? Questo perché devono creare la notizia anche quando non c'è. Sì, sì. Non ma mi ricordo... non è solo una questione di notizie. Andiamo a perché quando si parla di qualcosa a Palermo, dietro ci sono specifici e molto dettagliati interessi a Palermo. Ah, ecco, parlavo dei cinghiali. Allora, la notizia che invece sarebbe da dare al pubblico è che qui attorno nel centro Italia abbiamo qualche milione di cinghiali. Meno male. No, qualcuno. Ci abbiamo da mangiare carne di maiale per almeno 30 anni. Ma carne buona. Io mi vedevo correre sull'Aurelia mentre andavo a nord, sull'Aurelia correvano insieme ai piccoli. Guardate qua. Fai vedere questo. Questo è un terreno dissodato dove si sono mangiate tutte i germogli, i tuberi quelli dell'aglio, come si chiamano? Quelli che si grattano. In Piemonte, quelli bianchi, neri, i tartufi, ecco. Quindi qui abbiamo una marea di animali che stanno devastando l'agricoltura oltre che. Ma guarda che roba, guarda. Fai vedere. È così dappertutto. Un giorno a casa mia ne ho contati quattro. C'era la madre con tre figli. Quel mio amico lì, che ti ho detto Mimmo Bianco, a casa sua una sera si è svegliato alle 3 di notte, sentite i rumori, ne ha contati 12.
Cioè, in giardino, dentro casa sia, c'era 12 cinghiali. Sono felice, lo sai che ti dico, sono felice. E se questi e non, animali e non si possono uccidere naturalmente il terreno, è bene, oltretutto, visto che non lo fa nessun altro. Capito? Ecco, questa sarebbe una notizia scoop sulla quale lavorare, importante, utile alla gente, perché tu vai di notte qua, ti trovi 12 cinghiali di fronte. Non è una cosa simpatica. Non è una cosa piacevole. Ma manco se te ne trovi uno. Sì. Tanto che sia adulto, sono cazzi tua. Capito? Mio nonno, che era un cacciatore, mi raccontava che un suo amico, mentre andavano a caccia assieme, sparò a un cinghiale, questo non morì, gli ha tritato la gamba, gli ha rotto, l'ha preso sulla coscia, gli ha tritato con un morso, gli ha tritato la gamba. Cioè, per dire la forza che c'ha un cinghiale, quindi è un elemento pericoloso nell'ambiente, no? Andrebbe controllato, andrebbe... governato e diciamo regimentato in maniera giusta, e invece parlano dei ponti che crollano che non sono crollati manco per caso. Insomma, ecco, cambiamo argomento, chiudi.